stata una giornalista di parlare di un bacio, che in realtà non c'è mai stato. Io l'ho detto che non volevo mentire. E lei mi ha risposto che diversamente non faceva notizia a nessuno, mi avrebbe dato retta. E che se invece io dicevo che il comandante regista e io ci eravamo baciati, c'era la possibilità che non solo l'articolo venisse pubblicato, ma anche letto. Insomma, un stratagemma. Un modo per poter fare passare altra più importante verità venuta nella mia intervista. Prendevo un po' più fatto. Ma per il turista pubblico, che per incuriosirlo. Poi fare passare il vero messaggio. Io mi sono fidato di me. Era il suo lavoro. E che ci capisco io di certe cose. Vengo da un piccolo centro di un piccolo paese molto più povero del vostro. Era un sogno espatriato. Cercare lavoro altrove. A me non c'era lavoro. Non che ci ha fatto malissimo. Volevo migliorare le mie condizioni di vita. Volevo vivere, che colpa ne ho? Non ti vuole come me? Mi quello per fare di spogliare l'inizio, se non scherzi. È capitato anche a me all'inizio. Ma per me era solo un gradino, un passaggio per arrivare altrove. Così è stato. Ho saputo distaccarmi da certe situazioni per arrivare ad una compagnia di navigazione teatrale importante come questa. Quindi perché non devi fare così? Nel mondo del lavoro succede di buono. Non ci piace? Benissimo, possiamo pure tornare a fare le centrali mitte al call center oppure le badanti irregolari e sottopagate. Sì, è stato un compromesso. Non ti dice, per tutti quelli che non scendono mai a compromessi. Ma se avessi trovato la fame che non trovate a lui, quale assoluta mancanza di speranza. Allora, forse non giudicheresti di più. È facile fare i duri e puri al caldo nelle vostre case con uno stipendio fisso.